Abbiamo con noi il dottor Bolatto, direttore generale della Camera di Commercio di Torino. Ecco, prima mentre ci presentavamo, scherzosamente si diceva, per noi professionisti appena si dice Camera di Commercio viene in mente il prezziario, no? Delle opere edili, eccetera. Però, invece parlando seriamente, la Camera di Commercio non è solo questo, anzi questa è una piccola parte perché le restanti cose sono tante e molto importanti. Il prezziario è una parte molto importante comunque nella nostra attività, è presente in distribuzione anche nel suo stand, il CD, anche se oramai è tutto scaricabile da internet, quindi è fruibile attraverso il nostro sito, però di lì appunto abbiamo continuato a aumentare le informazioni e le attività che facciamo, in particolare direi classificabile su tre filoni. Uno, tutta la parte di informazioni per i consumatori e le imprese, che va sotto il titolo delle nostre guide ai diritti, in cui appunto diamo informazioni trasparenti e chiare sia ai consumatori che alle imprese su tutta una serie di temi, dal condominio alle piccole riparazioni degli elettrodomestici, dove appunto ad esempio il caso delle riparazioni degli elettrodomestici è divertente perché è stato definito un prontuario delle clausole contrattuali, delle modalità di risoluzione delle conferenze, delle controversie, mettendo assieme le associazioni dei consumatori e le associazioni degli artigiani, quindi diciamo sia i cittadini che subiscono le riparazioni sia chi le fa, e trovando il modo di mettere d'accordo tutti attorno ad alcuni punti fermi. Le guide in diritti poi riguardano anche tante altre attività, dall'affitto della casa al mutuo, tutte appunto che girano in gran parte attorno alla casa e all'attività edilizia soprattutto. Poi abbiamo il nostro servizio Nuove Imprese, che dà una mano con guide pratiche a mettere in piedi un'impresa, a creare aziende, a creare lavoro, opportunità, anche agli stranieri, perché molte dei nostri supporti sono tradotti in tante lingue, soprattutto le lingue più parlate dagli stranieri del nostro territorio. Questo lo abbiamo portato qui a Restruttura perché sempre di più questo settore, quello dell'imprenditoria edile, è coperto da molti stranieri, ci sono soprattutto rumeni, albanesi, e per questi abbiamo fatto marocchini, abbiamo fatto dei supporti ad hoc nella loro lingua per fargli capire la complessità delle nostre normative. E infine un terzo settore, quello dell'estero, che guardavamo proprio prima, il nostro servizio tender, che dà una mano a partecipare alle gare internazionali, sia ai professionisti che alle imprese. In un momento come questo, dato anche, voglio dire, il ruolo che ricopre e il punto di osservazione privilegiato che appunto avete, che cosa si sentirebbe di consigliare a chi volesse appunto aprire una nuova attività? Beh, intanto di farlo, di mettersi in gioco, perché il momento è difficile, però bisogna rischiare, bisogna tentare. Farlo ovviamente prendendosi prima tutte le informazioni, le tutele del caso, e qui io il consiglio che mi viene è rivolgersi al nostro sportello Nuove Imprese, perché lì tra l'altro c'è anche la possibilità di avere qualche informazione sulle modalità di finanziamento, di contributi, ad esempio se si è giovani, sull'imprenditoria giovanile oppure sull'imprenditoria femminile, e quindi ecco, il nostro sportello sarà in grado di indirizzare e dare le informazioni migliori. Ecco, voi senz'altro avrete un sito prima di arrivare allo sportello che è www.to.camcom.it. Molte oramai delle informazioni di base sono fruibili attraverso il nostro sito, tra l'altro c'è anche una sezione multimedia in cui si possono scaricare convegni, istruzioni guidate per la compilazione di moduli, e quindi davvero il nostro sito è molto ricco e molto ricco di informazioni e di contributi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.